saluti delle autorità che si danno per scontati anche per l'appoggiamento del Presidente di oggi, la Presidente della Biblioteca e il Presidente dell'Accademia Olimpica e della classe di lettere. E, allora, oggi, prima del film che il Presidente ha appena nominato, volevo dire che queste cose che avete visto qui un po' di lavoro, un po' trafelato, era perché abbiamo ben due DVD con il film Malombra e dovevamo decidere qual era il migliore. Ma il migliore sembra che abbia una, qualcosa che interferisce, per cui il PC sente che è una copia che non può essere pubblicata. Vista pubblicamente qualcosa del genere, io per me è la prima volta che si lega vista, appunto, mi dice la propria cosa. Allora io introduco brevemente questa seconda sessione per lasciare il più ampio spazio possibile ad Antonio Costa per la sua lezione, per il suo intervento sulla sceneggiatura come testo intermedio tra romanzo e film in genere, ma con l'intervento poi si punta sui romanzi di Fogazzaro e di Film Soldati, in particolare sui film che vedremo questa sera. Ecco, il professor Antonio Costa è stato docente, anzi lo è tuttora, della storia del cinema e prima a Dazio di Bologna, poi a Trieste, poi a Luato, a Venezia. Ha pubblicato moltissimi anni fa un Saper Vedere il Cinema, che è un manuale per lo studio proprio del cinema, un manuale universitario, ma che tutti possono leggere con interesse e utilità, che ha avuto una ventina di ristampe, poi una nuova edizione e alcune traduzioni all'estero. È stato pubblicato nel 1985 la prima volta e nel 2011 è uscita la nuova edizione. Nel 2014 invece ha pubblicato, dico solo gli estremi, diciamo, nel 2014 ha pubblicato per Einaudi un'opera molto importante che si intitola La mela di Cézanne e l'accendino di Hitchcock, che è un grande saggio dedicato alla presenza e all'uso degli oggetti come materiale vero e proprio concreto nel cinema. Ecco, io gli rubo pochi minuti perché, come sapete, Malombra dura più di due ore, cioè 10 minuti più di due ore, solo per, diciamo, per arrivare al film di questa sera. Ieri mi ero permesso di leggere tre righe di una lettera di Fogazzaro che testimoniava che Fogazzaro è andato al cinema a Roma. Invece in questa occasione parlerò attorno ad un'altra lettera abbastanza nota, tant'è vero che Antonio l'ha pubblicata su mia segnalazione parecchi anni fa in un volume monografico dedicato a Fogazzaro. E perché questa lettera è importante? Perché segna veramente l'accostarsi del mondo del cinema all'opera di Fogazzaro. Il cinema, quando nasce, è un fenomeno da baraccone, è tutta più un'aggiunta degli spettacoli di varietà, ma poi a poco il cinema, quelli che fanno il cinema capiscono che se non raccontano delle storie, oltre a fare le comiche oppure a far vedere scappe di Tivoli, ecco, praticamente non hanno a venire. E allora si danno da fare a chiedere il permesso di mettere in scena delle opere o i romanzi o il teatro. Attorno alla fine del primo decennio del Novecento, i letterati si accostano al cinema. Pensate a Pirandello, che pubblica nel 1915 un romanzo che già aveva cominciato negli anni 10, pubblica sulla nuova antologia un
quaderni di Serafino Bubbio che si era intitolato da prima proprio Si gira, e il caso è stato ricordato anche ieri di D'Annunzio che ha scritto le didascalie per il film Camiglia e ha guadagnato molti soldi e oltre a tutto il nome, come si dice, sul cartellone come se lui fosse stato l'autore del film. E comunque perché da sempre il nome dello scrittore è un traino per i lettori che diventano spettatori. Pensate ai film che sono stati tratti da Hemingway, ma anche da Stephen King, le opere dai tre moschettieri di Dumas fino all'amica geniale della scrittrice che si nasconde appunto dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante. Quello dello scrittore, appunto, come dico. Ecco, allora c'è questa lettera, ve la leggo brevissimamente, è datata a Roma il 14 maggio 1909, due anni giusti dopo quella lettera su Covazzaro che va al cinema. Chiarissimo senatore, essendo come consigliere della Cines particolarmente incaricato della scelta dei soggetti e persuaso che malgrado l'umiltà del mezzo, le rappresentazioni cinematografiche siano un mezzo utilissimo per la diffusione del buon gusto artistico e della cultura tra noi e per la conoscenza delle nostre principali opere all'estero, dove contiamo larghissima clientela, sto cercando di elevare l'importanza e la finezza delle nostre rappresentazioni. E prima di ogni altro desidero rivolgermi a lei perché se l'idea non mi dispiaccia voglia dirmi se sarebbe disposto a favorirci tanto la riduzione delle opere già edite quanto la creazione di nuovi soggetti espressamente a questo scopo. Se ella in massima aderisce a questa proposta, le sarei grato se dovesse indicarmi le condizioni o per lettera o fissando un colloquio in modo che le trattative avvengano direttamente tra la nostra società e lei. Voglio perdonarvi questa iniziativa, dita, e gradire i miei più cordiali e sinceri ossequi, devotissimo Francesco Salimei. Chi era lui? Allora, Francesco Salimei era appunto uno dei membri del consiglio di amministrazione della Cines, una casa di produzione fondata nel 1906 a Roma. Tra i fondatori c'era il principe Pacelli, lo zio di Pio XII, di quello che sarà poi Pio XII, e appunto nel 1909 anche il Banco di Napoli entra in questa società di produzione, la finanzia, e il presidente di allora, il barone Fassini, non erano poi questi grandi avventurieri, insomma, erano fior di nobili appartenenti all'aristocrazia romana, il barone Fassini poi fa uno studio sulle prospettive della Cines e dice che bisogna nominare il conte Salimei per la sua competenza a consigliere direttore per il 1910 appunto per la produzione cinematografica. Francesco Salimei era nato nel 1875, membro appunto dell'aristocrazia nera, ma si era impegnato già in politica addirittura con la Democrazia Cristiana di Don Sturzo, era stato consigliere comunale, era stato un oppositore del sindaco Nathan, ma si vede che questo sindaco liberale, laico, insomma, lo stimava, perché quando Salimei non è stato più eletto, Nathan gli ha chiesto chi proponeva per le case popolari. E c'è una lettera che dice: avrei proposto lei, ma il mio partito non me lo permetterebbe, quindi mi dica lei chi vuole. Quindi c'era questa stima. Nel 1907
Salimei aveva sposato Gertrud von Hügel, e questa era una cosa molto importante, perché questa signorina era la figlia del barone von Hügel, Friedrich von Hügel, un filosofo e teologo molto importante per il modernismo, era tra i più ascoltati consiglieri dei modernisti in tutta Europa, dal Loisy in Francia al Tyrell in Inghilterra, ed è titolare di un carteggio non molto consistente ma significativo con lo stesso Corazzano, vedete che un po' il legame c'è. E tra l'altro, finisco subito, Salimei aveva proprio spiegato come per giustificarsi del suo darsi da fare in un ambiente come quello cinematografico, e scriveva così al suocero: persuado che non convenisse più indugiare in un passato irrimediabilmente e fortunatamente sorpassato, lavorai accanitamente per cercare di contribuire ad allargare le mie fronte e a trasportare tutta una massa amorfa cattolica d'Italia verso i sedicenti problemi religiosi, intellettuali, morali, sociali della vita moderna. Aveva delle idee chiare. Quindi si spiega benissimo questa lettera rivolta a Corazzano per chiedergli di poter realizzare dei film o dai suoi romanzi o da soggetti originali. Bene, si è voluto del tempo, ma tra il 1915 e il 1916 è stato realizzato il primo film, la prima film da un romanzo di Corazzano, La prima malombra, che era diretta da Carmine Gallone e interpretata niente di meno che dalla diva Lida Morelli. Ed è stato appunto anche un film importante per la Cines, è stato un successo, e anche da un punto di vista formale, insomma, pare che i primi piani della Lida Morelli sono stati, insomma, qualcosa di importante dal punto di vista del linguaggio cinematografico. Ecco, io mi fermerei qua perché appunto poi la storia più recente farà vedere, insomma, ovviamente il film, ma prima l'introduzione di Antonio Costa sulla sceneggiatura. Vi ricordo soltanto che un altro trio tra Fogazzara e Soldati è la presenza di Emilio Cecchi tra gli sceneggiatori di Piccolo Mondo Antico. Emilio Cecchi è quello che ha introdotto Soldati nel mondo del cinema nei primissimi anni 30, appunto, quando ha collaborato alla sceneggiatura di Acciaio. E poi appunto Soldati l'ha preso nel 1940 come uno dei tanti che hanno collaborato alla sceneggiatura di allora adesso è tempo di dare la parola ad Antonio sulla sua lezione sulla sceneggiatura, come mi pare che non solo come testo di intervento, ma come dice lui, come adattamento dell'opera letteraria. Grazie. Bene, ringrazio Luciano per questa introduzione e affronto subito l'argomento che mi è stato assegnato, che inizialmente era nato come un momento di collaborazione tra questa iniziativa e il master di sceneggiatura intitolato a Carlo Mazzacurati, in cui ambito io svolgevo attività didattica. Uso il passato perché nel frattempo, per l'anno accademico in corso, questo master non funziona e quindi mi è venuto a mancare una parte. Ciò non mi impedirà
di tenere la mia conversazione in bilico tra una teoria dell'adattamento e il caso specifico degli adattamenti di soldati dai romanzi di Fogazzaro. Vorrei però iniziare con un ricordo personale. Siamo a Torino nel novembre del 1991. La città di Torino ha deciso di festeggiare gli 85 anni di Mario Soldati e viene organizzata una memorabile serata in cui i protagonisti sono due grandi vecchi, Mario Soldati da una parte e Norberto Bobbio dall'altra. Ed è stato un momento molto emozionante perché ambedue avevano una quantità incredibile di ricordi di tutti i tipi, politici, letterari, cinematografici da evocare. A un certo momento Soldati non ricordava più il nome di un certo caratterista e quindi si rivolge a un mio illustre collega, del quale non farò il nome, che era in prima fila, invitandolo ad avvicinarsi e dirgli qual era il nome di questo caratterista che lui aveva in mente. Il mio malcapitato collega ha avuto la cattiva idea di dire sì, ma va bene, ma non è così importante. Questo ha scatenato una di quelle sfuriate in cui Mario Soldati era maestro e con una voce tra il tonante e il gracchiante per via della sua remoscia, non vi dico cosa non ha detto contro il mio malcapitato collega. Perché cito questo episodio? Perché il problema dei caratteristi è un problema molto importante di tutto il processo di adattamento dei film di Soldati e quindi lo do come promemoria da riprendere poi nel corso della mia esposizione. Allora, prima parte, cerchiamo di chiarirci le idee di che cosa parliamo quando parliamo di adattamento nel cinema. Allora, come si fa in questi casi? Si ricorre al dizionario e ho preso la definizione di adattamento dal vocabolario Treccani della lingua italiana, il quale dà come primo significato l'atto, l'operazione di adattare, adattamento di un abito Io e Luciano, che abbiamo passato la nostra infanzia negli oscuri inverni del dopoguerra, di adattamento sapevamo tutto, soprattutto dei capotti dei nostri genitori che venivano adattati per fare una giacca per uno dei bimbi. Così dei capotti che facevano sembrare i nostri padri degli armadi si trasformavano in giacche che ci facevano sembrare dei comodini. E quindi il primo significato di adattamento, che però dà l'idea, il secondo significato è quello di adattamento di un edificio ad albergo e il terzo, riduzione teatrale di un'opera letteraria, rielaborazione per il teatro sotto forma dialogica di un'opera narrativa o di poesia. E infine veniamo a quello che ci interessa, adattamento cinematografico di un'opera cinematografica, di un'opera letteraria. Adattamento cinematografico di un'opera letteraria. E qui il dizionario Treccani fa una precisazione che non è di ordinaria amministrazione, perché altri dizionari non la mettono in evidenza. E la definizione è questa: prima fase della lavorazione nella quale viene preparata una sommaria rielaborazione dell'opera originale, limitata generalmente
all'intreccio in preparazione della sceneggiatura. Quindi l'adattamento è una operazione intermedia tra l'opera letteraria e la sceneggiatura di cui in questa occasione avete potuto prendere visione di questo stupendo lavoro fatto da Alberto Buscaglia e da Tiziana Piras per le tre sceneggiature dei film fogazzoriani di Soldati. Ecco, vorrei soffermarmi quindi proprio sull'adattamento che non è la sceneggiatura, è un'operazione che lo precede. Per rispondere a questa domanda, di che cosa parliamo quando parliamo di un adattamento, direi che è utile mettere in evidenza questa domanda. Quello che è importante non è tanto come si adatta, ma che cosa si adatta. Quindi dicevamo un'opera letteraria preesistente. Nel caso di Fogazzaro dobbiamo mettere in evidenza questa cosa. Fogazzaro, Soldati, si è sempre, come dire, compiaciuto di dichiarare che quando la Lux di Gualino gli ha proposto di fare la regia, l'adattamento di Piccolo Mondo Antico, lui non aveva mai letto romanzi di Fogazzaro e giustifica questa cosa, dice, in polemica con mia madre nel momento che Fogazzaro era il suo scrittore preferito, e dice, in una notte ho letto tutto il romanzo, e qui c'è il sospetto che non sia tanto vero quanto a tempi, e da quel momento è diventato un adepto, della scuola dei lettori di Fogazzaro. Allora, che cosa si adatta? In questo caso i romanzi di Fogazzaro. In che anno siamo? Siamo all'inizio degli anni 40. Il cinema italiano, dopo che la legge Alfieri aveva tolto dagli schermi italiani i film americani, quindi la distribuzione cinematografica si trovava in grave difficoltà perché gli mancavano i prodotti tra i più graditi dal pubblico, ecco che il cinema italiano cerca di correre ai ripari e di recuperare quelli che potevano essere punti di forza e punti di attrazione del patrimonio, del parco di opere letterarie italiane. E qui do un dato che è stato segnalato da Cristina Bragaglia, quella che era la tiratura nel periodo che va dal 18 al 43 delle opere di Fogazzaro. E i dati sono questi, abbastanza importanti per capire perché il cinema italiano fosse fortemente interessato ad adattare questi romanzi, come del resto aveva dimostrato la lettera dell'amministratore delegato della Cines letta da Luciano. Quindi Piccolo Mondo Antico aveva avuto una tiratura di 80.000 copie, che sono numeri importanti all'epoca, 70.000 Daniele Cortis e 60.000 Malombra. E qui può essere un dato interessante da mettere in evidenza, perché il romanzo, diciamo così, risorgimentale aveva avuto molto più successo di Malombra, che dei tre, ancorché essere la prima opera di Fogazzaro, è sicuramente più moderno dal punto di vista letterario e dal punto di vista narrativo. E qui andiamo ad incontrare un problema che per il cinema italiano nasce proprio in questi anni di crisi
dal suo interno della cultura cinematografica fascista, che prende coscienza attraverso determinati strumenti che il fascismo aveva saputo dare alla cultura cinematografica italiana: il Centro Sperimentale di Cinematografia, riviste di ottimo livello come Bianco e Nero, e la capacità di attrarre attraverso il il vivaio dei GUF, i gruppi universitari fascisti, che raccoglievano i giovani che volevano occuparsi di cinema, non solo dal punto di vista del consumo di film, ma anche dal punto di vista della sua produzione. E quindi questa generazione di nuovi cinefili, anche perché a Roma al Centro Sperimentale aveva l'occasione di vedere film che nel resto d'Italia non si vedevano, cominciano a porsi un problema di rinnovamento del cinema italiano al di fuori della ufficialità e della più corriva propaganda che perseguiva il cinema italiano. Quindi ecco il cosiddetto gruppo di cinema, dove operavano dei giovani come Giuseppe De Santis, che sarà poi il regista di Riso Amaro e di film molto famosi, come Carlo Lizzani, come Luchino Visconti, come Antonio Pietrangeli e così via. E oltre a una buona metà di quello che sarà il comitato centrale del Partito Comunista. Quindi era un'oasi di ricerca di nuove forme cinematografiche. E proprio all'interno di questo gruppo, che perseguiva un tipo di cinema che riuscisse a rappresentare la vera realtà italiana, si levano timidamente con un piccolo mondo antico che tutto sommato viene avallato e accettato, ma soprattutto con gli altri due, Malombra e poi, dopo la fine della guerra, Daniele Cortis, viene, per così dire, coniato su misura per l'opera di Soldati e usato come un titolo, uso le virgolette, insomma, infamante, la qualifica di calligrafismo. Cioè si definiva questo cinema un cinema calligrafico. E che cosa si intendeva sotto questa definizione? Un cinema formalista, un cinema che non riusciva a cogliere i contenuti più urgenti che il cinema avrebbe dovuto cogliere, un cinema letterario di ispirazione e di definizione essenzialmente letteraria. E quindi sulla base di questo, questi tre film di Soldati, tratti da opere di Fogazzaro, vengono considerati l'espressione più autentica di questa corrente che veniva rigettata. Allora, per capire il significato di questa polemica, devo dare alcuni elementi relativi alle tecniche e ai metodi che usiamo per analizzare il problema dell'adattamento, dicendo che mentre per molto tempo è stato in vigore un modello di tipo piramidale del rapporto tra l'opera letteraria e il suo adattamento cinematografico, vale a dire che si considerava l'opera letteraria un primum rispetto al quale l'adattamento appunto
non poteva che procedere per aggiustamenti, per tentativi di rendere con un nuovo mezzo il cinema quelli che erano i valori, ma che erano valori essenzialmente letterari. Attualmente non usiamo più questo metodo, che può essere fuorviante e ci impedisce di capire dei casi clamorosi. Faccio degli esempi lontani da quello di cui ci stiamo occupando. Pensiamo ad un adattamento cinematografico che probabilmente ha oscurato in fama e in successo planetario il successo del già notevole del modello. Alludo a Shining, romanzo di Stephen King, che è diventato uno dei film più famosi di Stanley Kubrick. Ecco, ma se noi usiamo questo metodo, e in fondo l'ha usato lo stesso Stephen King, che non ha mai amato, ben migrato con tutti i proventi che gli ha procurato il film di Kubrick, non ha mai amato il film di Kubrick, che ha talmente detestato che non appena gli è stato possibile si è fatto lui produttore, non regista perché l'ha affidato ad un altro questo compito, di una serie televisiva ispirata al romanzo e nel quale ha seguito alla lettera tutti i contenuti che non sono disprezzabili. Il romanzo di Stephen King, per quanto da noi in Italia viene di solito classificato come paraletteratura, letteratura di genere, è un'opera secondo me da non sottovalutare. Certo, è un'opera profondamente diversa dal film di Kubrick. E Kubrick una cosa ha fatto, non ha accettato questo principio del modello piramidale. Non si è messo al servizio dei significati del romanzo, dove ad esempio l'evoluzione drammatica della psicologia di Jack Torrance, personaggio che nel film è interpretato da Jack Nicholson, non si è posto assolutamente questo problema, né si è posto quello di trovare degli equivalenti delle trovate letterarie di King, ma ha fatto un'opera con altri mezzi. Il mezzo è in base al principio che è quello che del modello della relazione di tipo orizzontale, quella che Henry Jerkins nella sua opera Convergence Culture, cultura della convergenza, chiama appunto il modello appunto della cultura convergente, dove dei mezzi, dei media diversi dialogano tra di loro, ma non più secondo un modello verticistico, ma secondo un modello di equivalenza, potremmo dire quasi pervasi comunicanti. E quindi attraverso questo noi vediamo che stiamo vivendo una stagione in cui il problema dell'adattamento viene vissuto in maniera profondamente diversa. E cito degli esempi per attualizzare il problema: adattamento da romanzo a film. Vi cito un film che ha avuto un certo successo anche nel Veneto, tratto da un romanzo di uno scrittore di Treviso, Fulvio Hergas. Il romanzo si intitola Finché c'è prosecco c'è speranza, che è diventato un film di Antonio Padovano. E quindi questo primo modello, ed è quello che ha più antica tradizione. Ce n'è un altro, che invece è di recentissima tradizione, da serie TV a film. Ne abbiamo avuto un esempio interessante nel cinema italiano recente, il film di Paolo Genovese, The Place, del 2017,
che è ispirato a una serie televisiva americana che si intitola The Booth at the End, che vi potrebbe tradurre con qualcosa come ai margini, cioè la cella, la stanza periferica, che ha avuto un certo, quindi un'intera serie televisiva che viene ridotta a un film di un'ora e mezza. Poi altri esempi che abbiamo avuto di recente: l'adattamento da un dipinto a un film. Ne abbiamo avuto qualche anno fa un esempio nel film di Majewski, The Cross and the Mill, che in italiano si è chiamato I colori della passione, e che è il primo caso forse di adattamento cinematografico di un'opera di pittura, un quadro di Paul, di Breuil, il vecchio, che si chiama La salita al Calvario. Poi un altro esempio recente di adattamento di tipo anomalo, quello da poema a film, un poema di Elio Pagliarani che si chiamava all'inizio degli anni 60, quando è uscito La ragazza Carla, e che è diventato solo qualche anno fa un film. Quindi vediamo che non c'è più questo rapporto di sudditanza di coloro che progettano e realizzano un adattamento cinematografico a questo che abbiamo chiamato lo schema piramidale. E questa non è stata, spero, una divagazione così fine a se stessa, perché dobbiamo tener conto di alcune delle osservazioni che abbiamo fatto in questo panorama per capire cosa sono gli adattamenti da Fogazzaro di Soldati e perché sono stati stroncati proprio dalla generazione dei nuovi registi che poi avrebbero inventato il rinnovamento del cinema italiano. Quindi cosa c'è sotto questa accusa di calligrafismo e che rapporto ha il calligrafismo con la pratica dell'adattamento? Per rispondere a questa questione cito un volumetto che è uscito pochi anni fa dall'editore Donzelli, che si chiama Mario Soldati e il cinema, dove sono raccolti dei contributi di vari critici, sia coloro più giovani come Malavasi o Emiliano Monreale, che sono stati autori all'inizio del nuovo millennio di due importanti monografie su Mario Soldati, nei quali appunto con mezzi diversi e anche con diverse capacità critica, ma comunque cercano di operare una rivalutazione di un regista che a conti fatti è stato assolutamente sottovalutato e poco compreso, e che anche ha circolato molto poco rispetto ai suoi meriti. Se pensate che non abbiamo ancora una versione in DVD di Daniele Cortis, per cui ieri avete dovuto vedere una copia assolutamente inadeguata, ma la migliore che si possa avere allo stato attuale, ecco, questo la dice lunga. In questo volumetto dei critici insospettabili fanno un'ampia autocritica rispetto a quello che loro hanno detto rispetto al filone, diciamo così, calligrafico. E vorrei citare in particolare quello che è la dichiarazione più clamorosa, quella di
Paolo Mereghetti, notissimo critico cinematografico del Corriere della Sera, oltre che autore di uno dei più fortunati dizionari di film. Cito Mereghetti perché proprio recensendo, qui appunto trovo un collegamento con Vicenza, recensendo un adattamento del Prete Bello di Parigi fatto da Carlo Mazzacurati, il secondo film realizzato da Mazzacurati, scrive una sfumatura di una durezza inusitata in tempi recenti in cui non si stronca più, più nessuno, nel quale, parlando dell'adattamento di Mazzacurati al film Il Prete Bello, scrive: l'opera delude anche come ricostruzione dell'epoca e non sale al di sopra delle categorie di carino e di inutile. Ecco, quindi definisce questo film carino e inutile, che è una versione un po' postmoderna degli aggettivi con i quali il gruppo di cinema definiva i film calligrafici, cioè quindi inutilmente accurati, piacevoli e sostanzialmente inutili. E voglio fare proprio questo esempio anche perché credo che il film di Mazzacurati sia stato abbastanza visto. Quando Mereghetti dice che il film di Mazzacurati è insoddisfacente dal punto di vista della ricostruzione d'epoca, fa un torto a Mazzacurati, il quale immediatamente ha dichiarato che non pretendeva, con i suoi mezzi, di affrontare un romanzo della complessità del romanzo di Parigi, soprattutto per quello che riguarda il problema della ricostruzione di un'opera. E allora ha adottato un sistema più moderno, ha letto il romanzo di Parigi secondo la propria sensibilità e ha sviluppato quegli elementi che, notate bene, gli permettessero di svincolarsi, scusate il bisticcio, dai vincoli che poneva un'opera letteraria come quella, e ha cercato di comportarsi come un regista moderno che visita un testo letterario come se si trattasse di visitare un determinato spazio, un edificio, una città, un ambiente, e da questi cinematograficamente esprime le cose che rientrano nella sua sensibilità e nelle sue corde. Ecco, quindi definire un film come Il Prete Bello di Mazzacurati, che forse è uno degli esempi più intensi, a mio giudizio anche più drammatici, della rappresentazione del dramma dell'adolescenza, che quindi è un aspetto del romanzo di Parigi, non lo esaurisce certamente. Quindi facendo definire questo film carino e inutile, mi sembra un atto di un inutile, come dire, gesto di sadismo nei riguardi di un'opera cinematografica. Quindi, dicevamo che l'adattamento è un momento intermedio tra l'opera letteraria e il film, e la sceneggiatura del film come le sceneggiature che sono testimoniate in questa preziosissima opera fatta da Buscaglia e Pilas. Allora, per capire che cos'è questa operazione di adattamento, bisogna chiedersi chi adatta, chi è il soggetto dell'adattamento, e normalmente non è il regista e non sono neanche gli
degli sceneggiatori, l'autore dell'adattamento in questa fase è colui che sceglie di mettere in produzione un determinato film, di fare un determinato film. Allora capite bene che all'inizio degli anni 40 scegliere come modello letterario Manzoni, e cosa che fu fatta il Promessi Sposi di Camerini, è uno dei film di punta di questa operazione di recupero della tradizione del cinema italiano. Quella di Fogazzaro è un altro, quella di Verga è un altro ancora, solo che l'adattamento di Verga verrà molto, molto tardi. È vero che De Santis, Pietrangeli e gli altri scrivevano a proposito di Ossessione, che non è tratto da Verga, ma è tratto da un romanzo americano, Il postino suona bene due volte, e giù lì sulle pagine di cinema a scrivere Ossessione, un film verdiano. Beh, ma non è quello il film verdiano che Visconti doveva fare, infatti l'avrebbe fatto qualche anno più tardi con La terra, con La terra trema. Quindi capire in che cosa consiste l'operazione dell'adattamento e a quali sviluppi possa portare, bisogna appunto rispondere alla domanda: chi è il soggetto dell'adattamento? E qui ci sono tre parole chiave che mi saranno utili anche per quelli di voi, ma che sono un popolo in continuo aumento, che seguono sempre più le serie televisive e quelle forme di produzione che stanno radicalmente modificando il rapporto tra opera letteraria e opera audiovisiva, perché le serie televisive ormai possono permettersi degli approfondimenti e delle analisi che una volta erano appannaggio esclusivo della letteratura e che adesso diventano generiche. Le parole chiave sono tre: produttore esecutivo, screenwriter, vuole dire sceneggiatore, e l'altro è un termine relativamente nuovo, ma che in realtà è sempre esistito, che è quello di showrunner, che è colui, potremmo tradurre in maniera un po' rospante, è colui che manda avanti la baracca, cioè colui che segue tutte le fasi di un adattamento, dalla scelta dell'opera da adattare fino alla realizzazione e alla distribuzione delle serie, compreso tutte le operazioni di marketing. Allora, visto in questo modo, noi dobbiamo proprio qui, in questa fase dell'adattamento, trovare la radice della critica radicale al calligrafismo rivolto alle opere di Soldati. E allora, semplificando un po', riducendo la cosa all'essenziale, possiamo dire che sotto accusa non è lo bello stile del cinema di Soldati, e un film come Malombra, che vedrete adesso, presenta delle pagine notevolissime in questa direzione. Non è quello sotto accusa, ma è piuttosto l'operazione stessa dell'adattamento, della sceneggiatura di un'opera letteraria. In altri termini, quel lavoro che è stato così minuziosamente documentato dalla pubblicazione di queste sceneggiature, che faranno fare sicuramente un passo in avanti, non solo nello studio dell'opera di Soldati, ma anche del problema che io sto cercando di definire. Perché dentro questo poi stanno alcuni degli esiti dei quali ci si occupa quando si esaminano questi film. Prendiamone uno,
che è il più noto, il più divulgato, ma anche il più chiaro. Perché fare un adattamento di un'opera letteraria significa andare incontro a delle limitazioni, a dei condizionamenti che portano l'opera molte volte a cambiare di segno o di significato. Domenico Stannone, in un suo bellissimo libro che si chiama Fare scene, una storia di cinema, racconta come nel suo tentativo di realizzare una grande sceneggiatura cinematografica, racconta come a un dato momento, ispirandosi a un fatto di cronaca, ha voluto raccontare la storia di un evento tragico, il suicidio di un operaio in una zona industriale del paese, nella Ravennate. Non è un soggetto originale, perché è la storia del libro di Antonioni, se ci pensiamo bene. Allora, il suicidio di un operaio e il titolo di questo film doveva essere, nelle sue intenzioni, e come tale lo ha venduto alla RAI, racconta, doveva chiamarsi La fine della coscienza di classe, che ha un titolo di forte impatto. Bene, non vi tolgo il piacere di leggervi questo splendido testo di Stannone, ma racconta le varie fasi attraverso le quali La fine della coscienza di classe cambia titolo, oltre che modifica il soggetto, e diventa La vita danza sempre con l'amore. Quindi per mettere in evidenza come un adattamento possa subire delle modificazioni. E i soldati, dicevamo, ha conosciuto questo. Per esempio, a proposito di Malombra, lui ha detto in una miriade di interviste, l'ha detto in tutti i modi, io non volevo la Isa Miranda, volevo la Rita Valli, che era giovane, e tutto quanto. E la Isa Miranda, chiedo scusa per il linguaggio che userò, ma i soldati, dice, la Isa Miranda non andava bene, era vecchia, non era sexy e aveva il culo di cartone. Questa era la sua cosa, quindi perché proprio non poteva funzionare. E in realtà su questo, è vero, lui aveva un'altra idea, ma il cinema e gli adattamenti devono vivere questa cosa, l'autore dell'adattamento, ammesso che sia il regista, ma non lo è quasi mai, arrivare a dei compromessi. E in realtà Soldati sbaglia in questo giudizio per varie ragioni. Certo, lui sembra, dicono i gossipari di professione, si era ai tempi di Piccolo Mondo antico innamorato perso di Rita Valli e non si sa se tra i due ci sia stata effettivamente una storia, ma di fatto gli è rimasta questa idea fissa per tutta la vita. In realtà proprio Isa Miranda, nella logica dell'adattamento, era una buona scelta. Primo, perché era stata l'interprete di un film importante nella storia del cinema italiano, che era La signora di tutti, di Max Ophüls, che se è un film che non avete mai visto, recuperatelo, perché poi anche nelle televisioni lo passano abbastanza spesso. Chi spende delle splendide parole a favore dell'interpretazione di Isa Miranda è uno scrittore argentino, Manuel Puig, in quello che è stato il suo ultimo libro. Puig era uno scrittore eccezionale, a mio giudizio, e che aveva una capacità incredibile di raccontare film.
Il bacio della donna ragno, non solo è un suo famoso romanzo, ma poi è diventato anche un film di un certo successo. Allora, Puig, che scriveva direttamente in italiano, negli ultimi mesi della sua vita ha scritto 7-8 recensioni di videocassette come una sorta di guida per una biblioteca di classici. Sul film di Soldati, e in particolare sull'interpretazione di Zaninanda, scrive delle pagine veramente interessanti e acute, e oltretutto dimostra una grandissima capacità di raccontare e di introdurre la trama di un film senza fare lo spoiler. E allora, anche come gli altri grazie a Puig risparmio anche del tempo, perché mi fa un'ottima introduzione al film che state per vedere. Una ragazza con tendenza alla depressione va a vivere da uno zio in una villa sul lago di Como. Subito si identifica con la storia di una donna morta tra quelle mura, rinchiusa dal marito. La ragazza chiede aiuto del segretario dello zio, ma poi si accorge che ha scelto male il complice. Una sera d'estate lei prepara una cena all'aperto per tutti gli implicati nella vicenda. Non è ancora buio, le candele accese, il lago luccicante e la paura della ragazza vibrano stranamente. Lei sente che la fine è vicina. La fine di cosa? Del film, naturalmente. E poi ci sono altri. A me sembra di usare, ma non solo quello di darvi l'idea della trama, ma soprattutto dell'atmosfera del film. Quindi, per concludere questa mia chiacchierata, vorrei mettere in evidenza di come sia importante, al fine non solo di una valutazione, ma anche di fruire nella maniera giusta di un film che sia adattamento di un'opera letteraria, avere le idee chiare su quello che ho cercato appunto di illustrare, di che cos'è l'operazione di adattamento. Scegliere un'opera letteraria, già questo è il primo atto dell'adattamento. In genere questo è il compito dei produttori esecutivi che appunto hanno il compito di ascoltare decine di proposte al giorno finché individuano quella che vale la pena di realizzare. Certo, il produttore esecutivo deve credere nella bontà della scelta. E nel campo del cinema italiano, dove non c'è mai stata una vera, forte, dominante tradizione gotica, ma i film sia Malombra di Gallone che ha citato Luciano, sia quello di Soldati, si iscrivono in una tradizione che sicuramente è stata oscurata dalle glorie del neorealismo, ma ha avuto una sua esistenza, una sua concretezza e ha dato anche dei risultati. Prima cosa, chi compie l'azione della scelta dell'adattamento e il significato che la scelta dell'adattamento acquista nel contesto di quella che una volta si chiamava la battaglia delle idee. E quindi, ad esempio, scegliere la linea Manzoni, oppure la linea Verga, o la linea Nero, che purtroppo in Italia non è mai stata scelta, o la linea Fogazzaro,
Ecco, volevo dire fare scelte di campo diverse, scelte di campo diverse che comportano poi una diversa metodologia nel lavoro della sceneggiatura. E bisogna dire che le tre sceneggiature dei film fondazionali di Soldati, come dimostra questo splendido lavoro che appunto avete visto presentato in questi giorni, sono delle sceneggiature che da questo punto di vista sono ineccepibili, e in questo però sta anche una condanna del film che poi hanno subito i film di Soldati, il cui torto non era quello di praticare un bello stile, di fare un'opera formalmente molto, molto ricca e molto valida, ma di lavorare sull'adattamento letterario. Ecco, questo veniva considerato il torto. Ma capite bene che è un bel problema, visto che si calcola che a livello globale i film che vengono prodotti anche al giorno d'oggi sono all'85% opere letterarie adattate per lo schermo, quindi è una percentuale altissima. I soggetti originali sono relativamente pochi, percentualmente pochi rispetto alle opere adattate, e nel caso del cinema italiano e del cinema francese questa percentuale è destinata anche a salire. Grazie, allora. Ho il bacio della porta. Allora passiamo subito alla proiezione del film. Io avevo da leggere l'incipit di Valombra, io ero tenuto da leggere l'incipit di Valombra, ma per far vedere la differenza proprio dell'adattamento dal libro al film, Valombra di Spogazzaro comincia in stazione ferroviaria con un treno che si mette in movimento con un mostro che lancia fiamme. Allora i treni lanciavano fiamme, mentre invece vedrete insomma com'è l'incipit molto bello lo stesso di Soldati. E a questo proposito, se vuole dire qualcosa a Buscaglia, che ha avuto tra le mani appunto la sceneggiatura, una sceneggiatura che anche ieri ci ha fatto vedere comunque, ci ha fatto vedere dal punto di vista grafico cosa succede a una sceneggiatura quando passa da una mano all'altra. C'erano tre sceneggiatori che avevano già fatto il lavoro, che non convinceva, che qualcuno, proprio nel caso di Valombra, qualcuno ci ha messo le mani, e ci sono pagine e pagine cassate con una matita rossa, e poi c'è la firma di Castellani, Renato Castellani, che poi è diventato un regista cinematografico. È un altro caligrafo, che è stato Castellani.